Buon pomeriggio, benvenuti all'Università di Milano Bicocca. Oggi abbiamo la conclusione di quello che è stato un cammino non lunghissimo ma lungo, bello, importante, che è stato dettato dalla sfida che abbiamo lanciato e accolto da parte di CNAIM, che ringraziamo. Poi avremo una testimonianza anche da parte della dottoressa Rosaria Silipo su questo. Sono molto contento che siamo arrivati alla conclusione. È stato molto impegnativo questa sfida, ma è stata molto più gratificante di quanto non sia stato, diciamo, lo sforzo per arrivarci. Il processo di valutazione è stato molto serio, approfondito, con un metodo, diciamo, di valutatori indipendenti che si sono specializzati su aspetti diversi dei vari progetti. Do solo due numerelli, che sono il numero di gruppi che hanno partecipato alla sfida, 23, e il numero di studenti del corso di machine learning che hanno preso parte alla sfida, che è stata oltre, diciamo, oltre 70. Quindi, se devo dirla in poche parole, cosa che di solito mi torna molto difficile, è stato un successo da tutti i punti di vista. E questo vuol dire che adesso forse mi viene da pensare di fare una nuova edizione l'anno prossimo. Ma non appena, diciamo, riguadagno un poco di lucidità, forse ci ripenserò e non la farò, insomma. Però per adesso, diciamo, sono pienamente convinto. Intanto volevo ringraziare tanto il presidente del corso di laurea in Data Science, il professor Maurino, per aver aiutato e aver stimolato, diciamo, questa iniziativa. A questo punto lascio a lui la parola per un breve saluto e poi avremo qualche parola da parte della dottoressa Silipo. Prego, grazie. Grazie Fabio. Allora, buongiorno a tutti. Diciamo che io cercherò di dire poche parole, anche se non sono bravo, molto meno di Fabio. Fin dal corso, dalla nascita del corso, avevamo deciso col professor Batini due o tre, come dire, scelte strategiche. La prima è che i ragazzi, indipendentemente dalla formazione della triennale, avrebbero dovuto essere in grado, già dopo i primi mesi, di poter fare qualcosa di serio, di vero, su dati reali, con piattaforme di mercato. E un'altra scelta, suggerita questa volta dal professor Stella, era di, per il corso di Machine Learning, uno dei primi due corsi fondamentali, come dire, dei pilastri della Data Science, è stato quello di utilizzare la piattaforma CNAIMA. Perché ci diceva, guardate, che non solo è una piattaforma grafica molto potente, molto efficace, capace di fare grandi lavori, grandi attività di data mining, machine learning in generale, ma anche utilizzati in ambito aziendale. Questa cosa l'abbiamo sposata subito, abbiamo scelto questa come la soluzione più importante per il corso di machine learning e quando nel 2020, in piena pandemia, abbiamo organizzato una Distinguished Lecture Series parlando di calcio, abbiamo invitato all'epoca data scientist della Roma Calcio. Abbiamo scoperto che lui era uno degli evangelist di CNAIM, e ci portava gli esempi che lui faceva sui giocatori della Roma Calcio, su come si faceva data science alla Roma Calcio utilizzando la piattaforma CNAIM. Questo a dimostrazione di come la scelta di Fabio è stata una scelta ottima. L'altro pilastro con cui siamo partiti del corso Data Science è di aprire ai ragazzi il più possibile delle sfide. Continuiamo con le aziende a suggerire alle aziende di proporre delle sfide perché i ragazzi rispondono. All'inizio, quando abbiamo pensato, Fabio ha pensato a questo tipo di gara, era preoccupato che non ci fossero studenti. E alla fine della fiera, su 160 iscritti, 70 hanno fatto la gara, quindi mi sa che siamo abbondantemente in ottimo risultato. E quindi io non ti chiedo, ma ti, tra virgolette, ordino di rifare l'anno prossimo, perché è una cosa che piace, i ragazzi si divertono, sappiamo adesso come fare anche la parte amministrativa, siamo bravissimi a gestirla, e quindi è più semplice. La prima volta è difficile, poi dopo si va, come dire, la messa in produzione la prima volta è un dramma, poi
si va di DevOps in maniera abbastanza semplice. E quindi io ringrazio ancora i ragazzi che hanno partecipato e faccio i complimenti in anticipo a quelli che hanno vinto. Per tutti quanti è comunque un'esperienza utile, così imparate, anche sul mondo reale, che è un caso vero. E ringrazio anche la dottoressa che invito, perché è un'esperienza secondo me per i ragazzi molto formativa, indipendentemente dai risultati, indipendentemente da chi ha vinto o chi non ha vinto, per imparare a confrontarsi su una piattaforma di mercato e che poi andranno a utilizzare in ambiente lavorativo quando da qui a qualche tempo si lavoreranno. Io vi ringrazio ancora, faccio ancora i complimenti a tutti quanti e lascio la parola al cuore della sfida. Prego. Grazie. E io veramente dico solo due parole. Allora, noi stiamo dall'altra parte, siamo quelli che ricevono quelli che loro, a cui loro hanno insegnato, sicché noi siamo quelli che poi ci lamentiamo. E di solito noi vogliamo, quando facciamo queste sfide, vogliamo che gli studenti imparino a cosa serve che un modello abbia il 99,9% di accuracy, e magari è meglio avere 97%, però magari è utile. Quindi per me è stato utilissimo, ci siamo anche divertiti molto, nel senso che abbiamo imparato, è stata una bella comunicazione, è stato un po' intenso devo dire, però è stato molto, molto utile e molto interessante, quindi io vi ringrazio per questa possibilità. Bene, complemento di quello che è stato detto dal professor Maurino e da Rosaria Silippo, volevo dire che tutti i progetti che sono stati consegnati e valutati erano di livello molto molto buono. E un'altra cosa è che per la determinazione della classifica, che poi determinerà l'ordine di presentazione, è stata una discussione molto lunga, perché alla fine era necessario stabilire un ordine che è stato però molto difficile da determinare. Questo perché tutti i lavori che sono arrivati nella short list, tutti e sei, e poi i tre che sono stati invitati oggi a presentare, avevano degli aspetti estremamente interessanti, innovativi. Quindi questo semplicemente per rimarcare che ci avete messo tanto impegno, non solo, l'impegno è importante, ma come si suol dire, ci avete pure preso, quindi avete fatto un ottimo lavoro, veramente. Quindi grazie ancora a voi. A questo punto chiamo il gruppo dei terzi classificati a fare la presentazione. Avete a disposizione 30 minuti per esporre il vostro lavoro. Lasceremo poi una quindicina di minuti per domande di varia natura, quindi invito tutti, non siate timidi, anche i colleghi che sono qui presenti e che hanno partecipato alla sfida, fate domande molto difficili in modo da far vedere che in realtà meritavate voi di essere al loro posto, che è una cosa che ci sta assolutamente. Quando capitava a me di non vincere, ero lì a fare la domanda cattiva, quindi seguite questa strada, quindi eventualmente per chi volesse formulare domande, chiedo la cortesia di alzare la mano, vi porto il microfono e così potete formulare la domanda in modo che anche chi sta seguendo in streaming possa in qualche modo ascoltare la vostra domanda e poi la risposta dei vari componenti del gruppo. Allora, a questo punto mi taccio, stavo sottraendo il cellulare suo, mi taccio e lascio la parola al gruppo dei terzi classificati. Sì. Funziona? Top. Bene, buongiorno a tutti, io sono Davide Della Libera, qui con me ci sono Carlotta Bellomo e Marianna Primi, siamo il team 19 della NIME Challenge e nei prossimi minuti vi esporremo il nostro progetto intitolato A Neural Network to Detect Diabetes.
Prima di, diciamo, entrare però nel dettaglio, qual è il percorso che seguiremo in questa mezz'oretta? Partiremo dagli obiettivi del progetto, passeremo per il machine learning approach che abbiamo utilizzato e per concludere poi con le data app finali ed i risultati. Quindi partiamo, quali sono stati gli obiettivi del progetto? Beh, partendo da un set, da un insieme di dati riguardanti la salute di diversi pazienti, di diverse persone, abbiamo sviluppato un algoritmo in grado di predire la probabilità che appunto una persona o un paziente abbia sia affetto da diabete. Per fare questo abbiamo utilizzato diverse tecniche di machine learning ed ovviamente ci siamo appoggiati alla piattaforma di NIME e, diciamo, gli output, i deliverables finali sono stati un training workflow e un deployment workflow. Appunto, qui abbiamo un overview meravigliosamente visualizzata nello schermo del nostro training workflow, quindi abbiamo le diverse componenti, le diverse parti del workflow e d'ora in avanti andremo a presentare ogni singola parte, prima concettualmente e poi andando nel dettaglio con appunto le componenti, le parti, i blocchi del workflow. Bene. Ok, quindi il primo step che abbiamo affrontato è stato quello della preparazione dei dati. Come prima cosa ci siamo dedicati alla rimozione delle osservazioni duplicate e alla rimozione degli outliers e abbiamo appunto impiegato la definizione statistica di outlier. Naturalmente abbiamo applicato questo step alle variabili numeriche. Inoltre ci siamo chiesti se la class imbalance potesse essere un problema per il nostro progetto. Quindi abbiamo valutato se il numero di osservazioni positive e negative nella target variable fosse paragonabile e abbiamo appunto scoperto che il ratio era circa del 50%, quindi non è stato un problema nel nostro caso. A questo punto, anche se non si tratta di una richiesta specifica del progetto in quanto nel dataset a noi fornito non erano presenti valori mancanti, abbiamo comunque ritenuto importante di sviluppare una strategia appunto per sostituirli nel caso in cui fossero presenti. E questa strategia si differenzia in base alle variabili. Quindi per alcune abbiamo semplicemente calcolato la media, la mediana oppure la moda delle osservazioni disponibili. Per altri invece siamo stati in grado di sfruttare la maggiore correlazione tra variabili e dunque di calcolare queste stesse misure di centralità condizionate ad altre variabili del dataset. Mentre invece per altre variabili abbiamo semplicemente generato un valore casuale per la sostituzione. Passiamo dunque alla visualizzazione del workflow e questo è il component che si occupa appunto della visualizzazione, della preparazione dei dati. Dunque a questo punto, se procediamo, possiamo vedere evidenziati i primi due nodi che si occupano dei primi due step descritti, quindi rimozione dei duplicati, rimozione degli outliers. Procediamo ancora e troviamo il metanodo volto alla gestione dei valori mancanti. Facciamo quindi una sorta di zoom all'interno di questo metanodo. Il primo nodo, in alto a sinistra, è il nodo che si occupa del calcolo delle misure di centralità semplici, di cui abbiamo parlato prima, e di sostituire queste misure nel dataset, appunto, in caso di valori mancanti. Il nodo in basso a destra è il nodo che si occupa di esportare, di salvare il modello contenente appunto questi valori per poterli poi riutilizzare nel deployment. Vediamo adesso il nodo mancante, che in realtà è un metanodo, e si occupa delle altre strategie di sostituzione, che sono appunto quella della creazione di valori random, che come potete vedere abbiamo implementato grazie all'integrazione di codice Java. E infine vediamo qui il component
volto al calcolo delle misure condizionate. Questo è solo un esempio con una delle variabili, però potete vedere che il metanodo presente ha l'output diretto verso due nodi diversi. Quello in basso, come prima, serve per esportare appunto questi valori in forma di tabelle per poi riutilizzarli nel deployment, e invece l'altro serve per effettivamente andare a sostituire i valori nel training. Bene, adesso che abbiamo visto una prima fase di processing, il passo successivo è la feature aggregation. Quindi abbiamo deciso di creare delle nuove variabili partendo da quelle iniziali e manipolandole ed aggregandole. Per fare questo ci siamo, diciamo, basati sul significato delle variabili, quello diciamo tecnico, e, oppure su delle informazioni mediche che abbiamo trovato su fonti online. L'idea appunto è stata quella di, diciamo, catturare la correlazione, la relazione tra le variabili, aggregarle ed avere le nuove variabili da utilizzare nella feature selection successiva. Qui abbiamo due esempi. Il primo riguarda il peso. Siamo partiti dal BMI, quindi dall'indice di massa corporea, e abbiamo ottenuto la weight category, quindi una categoria. Categorie che sono quelle classiche utilizzate in ambito medico, ovvero sovrappeso, normopeso, trasformate poi in valori numerici. Mentre nel secondo esempio che vediamo qui abbiamo una nuova variabile denominata health score, che diciamo è stata un'aggregazione, una somma, un'aggregazione da un punto di vista appunto di addizione di altre variabili iniziali, che sono physical health score, general health e difficulty walking. Queste appunto selezionate sulla base di fonti che abbiamo trovato online, di articoli scientifici che abbiamo letto online. Infine, prima di passare alle fasi successive, abbiamo effettuato una min-max normalization nel range 0-1, appunto attraverso la fase, diciamo, successiva, che è quella della normalizzazione. Ora ritorniamo al workflow, quindi questo è il component che abbiamo visto prima, e facciamo lo zoom su il metanodo dedicato alla feature aggregation. E, semplicemente, tra virgolette, abbiamo due nodi dedicati, column expression, e possiamo vedere qui un esempio della variabile mental health, che era inizialmente nel range 1.30 o 0.30, e noi abbiamo trasformato questa variabile appunto, quindi attraverso una manipolazione, in categorie da 1 a 5 attraverso appunto degli intervalli e lo switch case che potete notare come codice. Ok, a questo punto i dati sono pronti per essere utilizzati, le nostre variabili. Tuttavia non le abbiamo utilizzate tutte per il training del modello. Dunque abbiamo il nostro dataset normalizzato che ha descritto Davide, e a questo abbiamo applicato un metodo volto appunto alla selezione delle variabili in modo strategico, per fare in modo che queste siano proprio le variabili maggiormente esplicative e quindi maggiormente performanti quando andiamo ad applicare il nostro modello, che nel nostro caso, come avete potuto sentire prima, è una neural network. E in questo modo otteniamo appunto un dataset filtrato più piccolo di quello originale ed ottimale per i nostri scopi. Andiamo quindi a vedere qualche dettaglio attraverso appunto lo screen del workflow. Il primo passaggio da eseguire è lo splitting in training e test data, e abbiamo utilizzato lo stratified sampling per una maggiore robustezza. Successivamente si entra appunto nel loop di feature selection. Quella che noi abbiamo applicato è il metodo della for feature selection, quindi partiamo da una variabile e andiamo gradualmente ad aggiungerne. E all'interno potete vedere che il modello utilizzato è proprio una neural network. A questo punto, all'interno del loop, viene calcolata la log loss, e una volta concluso il loop si vanno a testare tutti questi piccoli dataset di cui vi ho parlato prima, in modo da poter scegliere tra di loro qual è quello ottimale, con l'obiettivo di minimizzare la log loss. Ok, adesso che abbiamo finalmente quelli che sono i nostri dati
che sono stati poi utilizzati effettivamente al modello, possiamo passare a parlare di quella che è la prima delle due data app che abbiamo creato. Allora, questa prima data app è stata creata con l'obiettivo di analizzare i dati che erano presenti nel dataset iniziale che ci era stato fornito, e in più abbiamo deciso anche di analizzare quelle che erano le variabili aggregate che abbiamo creato con il nostro modello, ma solamente quelle che sono state effettivamente utilizzate poi dal modello. Aprendo la data app possiamo vedere una breve descrizione di quelle che sono tutte le variabili che sono presenti all'interno del dataset iniziale. C'è una breve descrizione, in alcuni casi c'è anche quali sono ad esempio alcuni degli elementi che ci fanno capire quali dati ci sono all'interno di queste variabili. Poi passiamo a quella che è l'analisi vera e propria dei nostri dati. Partiamo con un'analisi univariata dei dati, e qui abbiamo due diversi grafici per fare l'analisi univariata. Da una parte un pie chart, dall'altra parte un bar chart. Il pie chart, possiamo vedere ad esempio che in questo caso è stata selezionata la variabile diabete, ci fa vedere qual è la percentuale di pazienti che hanno il diabete, la percentuale di pazienti che non hanno il diabete all'interno del nostro dataset. Come aveva detto Marianna all'inizio, non abbiamo il problema della class imbalance, e questo pie chart ce lo dimostra, perché abbiamo il 51% dei pazienti con il diabete e il 49% senza, quindi abbiamo circa un 50-50% di pazienti con e senza diabete. Nel nostro grafico a barre invece vediamo ad esempio la distribuzione della variabile General Health, e quindi vediamo qual è la distribuzione di questa variabile, quali sono i dati che può assumere, quali sono i valori che questa variabile può effettivamente assumere la nostra variabile, e qual è il conteggio per ciascuno di questi valori. Passiamo poi all'analisi di tipo multivariato. In questo caso abbiamo sempre due grafici. Il primo grafico è uno stacked bar chart, dove abbiamo sempre sulla singola variabile vediamo la suddivisione della variabile, ma in questo caso riusciamo a vedere qual è la suddivisione per il singolo valore della variabile, il paziente che ha e non ha il diabete. Qui ad esempio vediamo con l'esempio con General Health. Passiamo poi alla nostra heatmap, dove abbiamo plottato solo le variabili che non sono binarie e dove è possibile vedere qual è la correlazione fra le diverse variabili. Passiamo poi all'analisi delle variabili aggregate. Come sopra abbiamo fatto una breve descrizione di quelle che sono le variabili aggregate, quindi come sono state create queste variabili. Nel caso di weight category abbiamo spiegato in che modo è stata suddivisa questa variabile. Vediamo poi un primo grafico, in questo caso abbiamo ad esempio selezionato io di mostrare la variabile health score, e vediamo in che modo sono distribuite i vari valori della variabile per appunto il nostro dato health score. Poi abbiamo sempre l'analisi, sempre con la suddivisione per il paziente che ha e non ha il diabete, in questo caso per le variabili aggregate, quindi in questo caso c'è l'esempio della variabile health score, e poi abbiamo un'altra mappa di correlazione dove abbiamo deciso di utilizzare anche qui le variabili che non sono binarie e dimostrare qual è la correlazione fra le variabili iniziali e le variabili aggregate che poi utilizza effettivamente il nostro modello. Ok, quindi adesso che abbiamo, diciamo, processato i dati inizialmente, abbiamo selezionato le feature più importanti per il nostro modello e abbiamo anche analizzato statisticamente i dati, passiamo alla fase di training. Com'è che abbiamo approcciato questa fase? Beh, abbiamo un ciclo di ottimizzazione degli hyperparameters, che al suo interno a sua volta ha un ciclo di k-fold cross validation con k uguale a 5, e che segue l'approccio stratified sampling. Come invece abbiamo scelto il modello migliore all'interno delle diverse iterazioni? Beh, attraverso diciamo, l'obiettivo principale era quello di minimizzare la log loss, quindi abbiamo scelto il modello che otteneva la log loss minore in fase di training e validation. Quindi in questo momento cosa abbiamo? Abbiamo due diciamo, risultati fondamentali. Il primo è quello di avere gli hyperparameters ottimali per la nostra neural networks, mentre il secondo risultato importante da sottolineare è che abbiamo una stima della log loss su dati nuovi, che appunto saranno quelli della fase di testing, che vedremo anche successivamente. Poi andrò più nel dettaglio riguardo questo concetto. Infine abbiamo optato per effettuare un training finale con tutto il dataset.
Pro e contro di questa soluzione? Beh, il pro è che abbiamo utilizzato tutti i dati, quindi non perdiamo informazione e quindi diciamo raffiniamo nel modo migliore possibile il modello. Il contro è che non possiamo effettuare effettivamente una fase di testing avendo usato tutti i dati. Però a tal proposito possiamo diciamo fare affidamento sui risultati di log loss ottenuti in fase di validation. Questo diciamo perché abbiamo utilizzato Stratify Sampling come strategia e anche per la distribuzione che hanno i nostri dati. A conferma di quello che ho appena detto è il risultato ottenuto in fase di testing ufficiale diciamo della Nine Challenge, dove abbiamo ottenuto un risultato uguale al centesimo rispetto a quello che ci attendavamo, quindi una log loss in fase di validation che era 0.221 e nel testing 0.122, quindi abbiamo avuto la conferma della bontà diciamo del nostro approccio. Ora andiamo a vedere il workflow di training, quindi qui abbiamo la classica overview del nostro workflow. E, nel dettaglio abbiamo prima il ciclo di parameter optimization loop, quindi abbiamo i due nodi agli estremi diciamo. E, quali sono i parametri che stiamo ottimizzando? Sono il numero di hidden layers, il numero di neuroni per hidden layer e il numero di iterations, di iterazioni della nostra neural network. E successivamente abbiamo un focus diciamo sulla cross validation, abbiamo l'X partition e l'X aggregator, abbiamo detto già prima K uguale a 5 stratify sampling, e infine il nostro ultimo training finale con il diciamo salvataggio in PMML, che poi diciamo è il modello che verrà letto nella fase di deployment per effettuare la prova diciamo finale. Ok, a questo punto qualcuno probabilmente si sta chiedendo per quale motivo abbiamo scelto una neural network. Il nostro approccio è stato di nuovo un approccio brute force, con il quale abbiamo voluto testare diversi algoritmi. Vi illustro appunto il nostro approccio. Per cominciare abbiamo costruito diverse versioni del dataset. Per esempio abbiamo tenuto solo le variabili originali, solo le variabili aggregate, eccetera. Ad ognuna di queste versioni del dataset abbiamo applicato uno dei wrapper method che vedete sullo schermo, quindi cioè tutti ad ognuno dei dataset. Quindi questi metodi sono forward feature selection, backward feature selection e un approccio combinato di questi che prende in considerazione il join o l'unione dei risultati degli altri due. Successivamente a ognuno di questi dei dataset così ottenuti abbiamo applicato i diversi algoritmi che appunto abbiamo deciso di testare, tra i quali Decision Tree, Bayesian Network e molti altri, chiaramente la Neural Network che abbiamo poi scelto. Questo è stato un procedimento oneroso dal punto di vista del tempo e computazionale, ma sicuramente secondo noi ne è valsa la pena, perché in questo modo siamo sicuri di aver davvero scelto il modello che performa nel modo migliore possibile sui nostri dati e quindi con il nostro problema. Ribadisco quindi che quello che abbiamo alla fine scelto come modello migliore, perché aveva la log loss più bassa, è stato quello ottenuto tramite forward feature selection per la selezione del dataset e modello neural network. A questo punto vi illustro qualche dettaglio riguardo al nostro modello. Quindi la struttura è quella che vedete sullo schermo. In input, l'input layer è composto da 8 neuroni, che sono le 8 variabili che potete leggere. Inoltre abbiamo un hidden layer composto da 9 neuroni e come output 2 neuroni, uno dedicato alla probabilità che il paziente non abbia il diabete e uno dedicato alla probabilità che invece il paziente ce l'abbia, che è stato poi quello che abbiamo considerato maggiormente tra i nostri risultati. Quindi, parlando ancora degli iperparametri del modello, questi tre iperparametri erano numero di hidden layer, quindi pari a 1, numero di neuroni per hidden layer, pari a 9, numero di iterazioni pari a 100. Bene, quindi passiamo alla fase di deployment. Abbiamo adesso il modello pronto, quindi è il momento di diciamo, sfruttarlo su dati nuovi che non conosciamo.
Abbiamo creato un deployment workflow dedicato appunto alla fase di deploying, che in realtà poi è una data app, come vedremo successivamente. E quali sono gli step che vengono effettuati nel deployment? Beh, un pre-processing che diciamo ricalca i passaggi effettuati che abbiamo descritto prima, però c'è un punto fondamentale che poi diciamo approfondirò un po' di più, che è quello che manteniamo i parametri, i modelli PMML e le tabelle ottenute in fase di training, ovvero non andiamo a ricalcolare ogni volta per esempio delle medie per quanto concerne il missing value, ma utilizziamo quelle ottenute in fase di training. Variabili, cosa facciamo? L'aggregation, come detto prima, la selezione delle variabili che sono utili al nostro modello e infine diciamo lanciamo il nostro algoritmo per ottenere la predizione, la probabilità che il paziente o che diciamo il set di pazienti abbia o meno il diabete. Andiamo un po' più nel dettaglio appunto, quindi abbiamo un component perché è una data app, come ho detto in precedenza, suddivisa in due parti fondamentali. La prima è la testing results, la seconda è la user prediction tool. Testing results fa riferimento al testing effettuato su un dataset, diciamo, quindi più osservazioni, mentre lo user prediction tool è dedicato alla predizione, allo strumento che poi vedremo, dove l'utente può diciamo inserire la data app da interfaccia, può inserire i dati e ottenere la predizione del diabete sui propri dati. Semplicemente, senza andare troppo nel dettaglio, quello che dicevo prima riguardo il fatto di mantenere la corrispondenza con i parametri, i modelli e le tabelle ottenute in training. Per esempio, in fase di pre-processing abbiamo utilizzato il nodo apply, per esempio per la normalizzazione, perché andiamo a calcolare diciamo i numeri che ci serviranno per normalizzare in fase di training, esportiamo il modello, lo leggiamo in deployment e utilizziamo gli stessi dati, senza andare ovviamente a ricalcolare tutto. E lo stesso vale anche per quanto riguarda i missing values, quindi diciamo creiamo il modello, creiamo le tabelle per gestire i missing value e poi le riportiamo, le leggiamo nel deployment e diciamo, processiamo i nostri dati di conseguenza. Adesso passiamo all'ultima data app. Ok, adesso che quindi... Vai. Adesso che quindi abbiamo quelli che sono i risultati che il nostro modello ha prodotto, li facciamo vedere anche graficamente mediante questa appunto seconda data app che abbiamo creato. La prima cosa interessante della data app è che è possibile fare l'upload di un dataset di testing. È possibile quindi andare a selezionare un file e immettere questo file per vedere quelli che sono poi vedere come si è poi comportato il modello. Abbiamo due grafici, il primo è un bar chart dove sull'asse Y vediamo la percentuale di rischio di un paziente di avere il diabete, mentre sull'asse delle X vediamo la percentuale di persone per quella determinata categoria di rischio che effettivamente hanno il diabete. Un esempio è se prendiamo la prima categoria, quella 0-10, vediamo che poco più del 10% dei pazienti ha effettivamente il diabete. Passiamo poi alla seconda rappresentazione, che è una heatmap, dove abbiamo sempre la suddivisione per le varie categorie di rischio di avere il diabete. E in questo caso, oltre alla categoria di rischio, possiamo vedere anche la suddivisione dei valori per la singola variabile. Quindi nel caso, ad esempio, della variabile età, vediamo la percentuale di rischio sull'asse LY. Sull'asse LX vediamo quelle che sono le suddivisioni della nostra variabile età e il colore ci rappresenta la percentuale di pazienti che è in quel determinato intervallo che ha effettivamente il diabete. Ok, possiamo cambiare tranquillamente e vediamo ad esempio qui un altro esempio con la variabile high cholesterol e vediamo in questo caso sempre come il colore giallo ci indichi una probabilità più alta di avere il diabete rispetto in realtà al colore blu che ci indica la probabilità minore di avere il diabete. Passiamo quindi ai risultati a livello tabellare. In questo caso è possibile, premendo il bottone sulla destra, andare a fare un download dei risultati, quindi andare a fare appunto il download di questa tabella. La cosa interessante della tabella è che è possibile vedere subito all'inizio la probabilità del singolo paziente di avere il diabete. E poi dobbiamo considerare che ogni riga ci rappresenta un paziente, quindi vediamo
la probabilità che quel paziente ha effettivamente di avere il diabete e quali sono le sue caratteristiche per ogni variabile che c'è all'interno del dataset che noi abbiamo caricato. Attenzione ovviamente che il dataset che noi andremo a caricare all'inizio di questa data app deve avere le stesse variabili che sono state utilizzate all'inizio nel nostro modello, quindi non possiamo usare delle variabili qualsiasi che non c'entrano niente, ecco. Questa è una cosa importante da far presente agli utenti che decidono di utilizzare questa app. Bene, come ultima cosa, insomma, abbiamo lo strumento di predizione del diabete di cui vi parlavo prima. Quindi qui un utente può idealmente inserire i propri dati e noi lo faremo con un utente test che sono io e vedere la probabilità di avere o meno il diabete. Quindi useremo me come test questa volta. Quindi io ho 23 anni, maschio, 180 circa, peso poco, 62 circa, e non bevo così tanto, purtroppo sì, e quindi fumo, ho fumato, non ho fatto controlli del colesterolo negli ultimi 5 anni, non soffro di colesterolo alto, non ho mai avuto alcun problema cardiovascolare, non ho mai sofferto e non soffro di ipertensione, e non ho nemmeno avuto mai un infarto né un ictus e per fortuna non faccio fatica a fare le scale o a camminare. L'ultimo mese, quante volte ho stato male, ho avuto un po' di influenza, facciamo 7 giorni, una settimana un po' così. Come valuto la mia salute? Very good, non al top, diciamo. E vediamo quant'è il mio rischio di avere il diabete, secondo il nostro modello, ovviamente, è il 3%, quindi sono tranquillo, diciamo, per il momento almeno. E sì, ovviamente poi, in base a quello che l'utente inserisce, potrà vedere il rischio e ovviamente non stiamo parlando, non siamo medici, non siamo dottori né niente, però idealmente il nostro modello dà questo responso. E con questo noi abbiamo concluso la presentazione, vi ringraziamo per l'attenzione e grazie mille. Per qualsiasi domanda siamo qui, ovviamente solo domande non troppo difficili, se no non risponderemo. Bene, allora grazie molte, presentazione, avete usato il tempo che avete a disposizione, siete stati molto chiari. C'è stata una orchestrazione mirabile, devo dire, tra voi tre, quindi è stata veramente molto, molto interessante. L'ultima parte, diciamo, dicevo prima al professor Maurino, quando ha fatto l'esempio, diciamo, del livello di rischio, in barba a tutte le regole di data privacy. Vabbè. Ha detto non fa niente. Oh cavolo, tenete bene per voi, ovviamente. E diciamo serenamente. Allora, chiedo se ci sono domande dai suoi colleghi, non vi picchiano, non vi bucano le ruote della macchina, fate pure domande. Non ci sono domande? Ah, eccolo là, fantastico, fantastico. Allora, domanda. Prego. Grazie. Perché eliminare i duplicati? Allora, onestamente inizialmente noi non l'avevamo fatto, non l'avevamo fatto nella prima versione, poi ci è stato consigliato da Naim e ovviamente noi ci abbiamo ragionato sopra e diciamo che anche guardando online, cercando, diciamo, delle fonti online, risulta una best practice quella di rimuovere i duplicati, perché diciamo andremo ad addestrare il modello con una stessa, diciamo, osservazione, con un certo risultato, più volte, il che a quanto pare, secondo appunto gli approcci che vengono utilizzati, non è corretto, diciamo. Poi, onestamente, anche questo, noi abbiamo ottenuto un certo risultato di log loss inizialmente, e utilizzando l'approccio che ci è stato consigliato, quindi di rimuovere i duplicati e rimuovere gli outliers, abbiamo ottenuto un risultato leggermente peggiore, anche se questo però comporta il fatto che abbiamo più robustezza, diciamo, l'approccio quello che ci è stato consigliato. Spero di averti risposto, se no dimmi altre cose. Bene, altre domande? Domande da parte? No? Andrea, ne avevi una forse? Più che altro una curiosità,
La gara non lo richiedeva, però questo modello non è spiegabile, nel senso voi alla fine generate un numero, 20%, 40%, 80%, perché quel numero, cioè quali sono le caratteristiche specifiche per quell'utente che lo rende un soggetto a rischio. Questa è una cosa che con i modelli neurali non si può fare, non, ed è un grosso problema. E, ci avete pensato, non era relativa alla gara, quindi non vi interessava, l'importante era vincere, o avete immaginato qualche cosa? No. Specifiche dicono una cosa, io mi attengo alle specifiche, poi però c'è qualche side effect. No, beh, allora, io onestamente non... Cioè, ovviamente quando ottieni un risultato vorresti giustificarlo, dire ok, c'è un motivo perché ottengo questo risultato. Diciamo che con, penso, le competenze, il tempo a disposizione, quello che era il, diciamo, l'obiettivo della challenge, noi abbiamo più dedicato tempo ovviamente alla fase di come, diciamo, concepire il modello, il pre-processing, il, come gestire bene il training. Questa cosa onestamente è interessante da... Ok. Per chi fa rete bayesiana comunque è spiegabile in qualche maniera. Una rete neurale è un numero che viene sparato fuori da una macchina, io mi ricordo questo, in alcuni contesti è legalmente, si è legalmente obbligato a dire perché la macchina ti produce questo. In ambito sanitario è uno di quelli. Ok. No, apprezziamo la... L'osservazione, mentre non ci avevamo pensato sul adesso, dopo questa domanda si iscriverà appena terminato una laurea in medicina, ti darà uno schiaffo morale, diciamo. Bene, altre domande? Qualcuno che ha domande? No? Allora, ne ho io una. Qual è stata la... Allora, la prima osservazione è che la mia percezione è che tutti ci avete messo tanto tempo per lavorare su questa cosa, quindi ho l'impressione che vi siate impegnati veramente tanto, cioè avete lavorato approfonditamente, non è che avete preso i dati e li avete, diciamo, massaggiati e vi siete accontentati. Però dentro a questo quadro, qual è stata la componente di tutte quelle che avete presentato che ha presentato da una parte il maggior sforzo e o dall'altra la maggiore novità rispetto a quello che avevate visto nel corso? Quindi questa doppia valenza, cosa vi ha impegnato di più e quale aspetto avete trattato che non avevate visto nel corso? Io? No, allora, in primis riguardo il tempo e l'impegno sono totalmente d'accordo, perché loro, poverette, hanno dovuto subirsi, io che le stressavo regolarmente per fare questa challenge al meglio, e sì, è stato molto impegnativo, cioè alla fine da metà gennaio che ci lavoriamo e ci troviamo, parliamo e a tempo perso ci mettiamo a fare data app, quindi comunque dal punto di vista temporale è stato impegnativo. Al contempo poi soddisfazione di vedere comunque risultati che inizialmente non ti aspetti di poter ottenere, cioè magari i corsi che si fanno tante volte dice sono teorici e poi non faccio niente di effettivo. Secondo noi abbiamo appreso molto di più con la challenge che quello che abbiamo fatto magari con un esame basta o con un progettino buttato poi lì così. Quindi quello è stato super, super approvato. Per quanto concerne diciamo le altre domande, il tempo, per quanto riguarda la computazione, tempo, la fase di scelta del modello migliore, quindi provare tutti, fare i diversi dataset, il training per ciascun dataset, vedere i risultati, scegliere i migliori e rifare tutto, quello da un punto temporale ci ha portato via notti e componenti della CPU bruciate. Mentre per quanto riguarda il ragionamento, invece, la parte iniziale, per noi il feature pre-processing, l'aggregation, lì ci abbiamo messo molto perché abbiamo deciso di ragionare anche dal punto di vista medico, cioè andare a leggere, comunque comprendere come aggregare bene le variabili, e quello anche secondo me una parte del corso che abbiamo visto poco era la feature aggregation, cioè magari come aggregare le variabili, magari una somma basic fatta così ci può stare, magari ci sono anche altre tecniche più complicate di feature aggregation, e io penso che quello sia il punto che ci è un po' mancato per quanto concerne il corso. Poi se loro hanno altre osservazioni, però penso che siamo sulla stessa linea d'onda.
Bene, allora diciamo l'ultima richiesta mi pare sia quella di adesso che tanto voi il corso l'avete fatto, per quelli che ci saranno l'anno prossimo, aggiungere altra roba sulla fisioterapia. Infatti voi l'avete fatto, quindi va bene. No, a questo punto, se non ci sono altre domande dall'audience, chiamo la dottoressa Silipo per la premiazione e ovviamente con due parole di motivazione. Grazie. Allora, intanto congratulazioni, perché avete fatto un ottimo lavoro, le slide sono fantastiche, sono migliorate tantissimo dall'ultima volta che le abbiamo viste. E quindi spero che vi sia servito per imparare a cosa servono a fare questi modelli in pratica. E niente, abbiamo deciso di premiarvi per il terzo posto, perché avete correttamente suddiviso l'applicazione del training e l'applicazione del deployment. Avete correttamente addestrato la rete, avete fatto tutti i passi necessari per poter preparare i dati per addestrare una rete neurale. Quindi per la corretta applicazione della rete neurale, ecco qui il vostro trofeo. La foto così salutate a casa. Intanto, diciamo, si prepari il secondo classificato. Bene, proseguiamo con la presentazione del gruppo secondo classificato. Anche voi 30 minuti a disposizione, là c'è l'orologione che vi dice quanto vi manca, quindi prego, raccontateci il vostro progetto. Buongiorno a tutti, siamo il team 11 della Crime Challenge, mi presento, sono Sabino Giuseppe e questi sono i miei colleghi Daniel Montalbano e Stella Cervini. L'obiettivo del progetto è quello di creare un workflow contenente un modello di machine learning che sia in grado di prevedere se una persona abbia o meno il diabete. Ovviamente si tratta di una predizione e non di un evento certo. Per fare questo ci è stato fornito un dataset di 40.000 entrate contenente 17 variabili che secondo numerosi dottori possono provocare l'arrivo del diabete. Queste feature rappresentano informazioni personali come l'età o il BMI, fattori clinici come aver sofferto di un attacco cardiaco o soffrire di ipertensione, o stili di vita come fumare o un'elevata assunzione di alcolici. Per poter allenare il modello è necessaria una variabile target, in questo caso una variabile binaria chiamata diabete, che appunto rappresenta se una persona abbia o meno il diabete. Per allenare al meglio il modello è necessaria una fase di pre-processing. Queste sono le principali operazioni che abbiamo effettuato e adesso entrerò nel dettaglio con il workflow. Il primo passo è stata la rimozione di righe duplicate, questo per evitare di testare o allenare due volte la stessa riga o per evitare data leakage, ovvero presenza di dati del test set all'interno del training set. È stato, per lo stesso motivo, è stato effettuato un partitioning con l'80% dei dati che rappresentano il training set, il 20% il test set, prima di effettuare tutte le operazioni di pre-processing. Infatti la parte riguardante il test set sono stati utilizzati dei nodi apply che semplicemente recuperano le modifiche effettuate dal nodo in ingresso. Per quanto riguarda i missing value, sono stati rimpiazzati con l'elemento più presente all'interno della colonna in cui è presente il missing value, trattandosi di valori binari. Per quanto riguarda gli outliers, il caso più eclatante si è avuto con il BMI.
Infatti è un indice che statisticamente dovrebbe andare tra il 12 e il 45. Avere una persona con un indice del body mass index al 90 ci è sembrato un errore statistico, un errore di scrittura, un errore umano che potrebbe portare a un peggioramento delle predizioni del modello. È stata effettuata una min-max normalization, questo perché avere una grande scala all'interno dei valori potrebbe portare a dei problemi in fase di predizione. E quindi è stata appunto ridotta questa scala mantenendo le stesse proporzioni e la stessa distribuzione. Infine, per evitare la class imbalance, è stato effettuato un data oversampling sulla variabile diabete tramite il nodo smooth che crea dei dati sintetici. A questo punto abbiamo proceduto con la feature selection, ovvero una selezione di un sottoinsieme di feature dal dataset iniziale. Abbiamo proceduto con una forward feature selection, è un algoritmo iterativo che parte dal non avere feature e ad ogni iterazione aggiunge la feature che migliora maggiormente il modello. Come si può vedere, noi abbiamo usato un gradient boost tree, è un modello che contiene più decision tree. Ad ogni decision tree è associato a un errore chiamata funzione di costo, che rappresenta la differenza tra la predizione e la classe reale. Quindi ogni decision tree migliora l'errore di costo di quello precedente. E questa iterazione continua finché non si è raggiunto un numero massimo di iterazioni o l'errore non è accettabile, è considerabile accettabile. Per evitare oversampling, inoltre, abbiamo usato la cross-validation con tre false. In questo modo l'ultimo set di dataset viene utilizzato come validation set, mentre gli altri come training set. In questo modo il modello viene allenato con l'intero dataset e si cerca di evitare l'oversampling. Vengono selezionate le feature che minimizzano la log loss. In questa slide si può vedere semplicemente come abbiamo automatizzato l'inserimento delle feature all'interno del modello e si può passare adesso con una fase di ottimizzazione dei parametri. In questo caso consiste nella scelta dei valori, degli attributi del modello. Nel nostro caso la profondità, che può variare da 1 a 10, mentre il numero di modelli, che può variare da 1 a 500, tramite una strategia chiamata il climbing. Questa strategia parte con parametri casuali e valuta i diretti vicini che ottimizzano la funzione obiettivo. E questa iterazione continua finché nessuno dei due vicini riesce a ottimizzare la funzione obiettivo. Anche in questo caso, per evitare oversampling, è stato utile utilizzare la cross-validation e anche in questo caso, come parametro di valutazione, è stata utilizzata la log loss. A questo punto abbiamo proceduto con una fase di testing utilizzando il nostro modello con i parametri e le feature appena ricavate. Si può vedere che all'interno del learner vengono passati in input i dati utilizzati fino adesso, quindi l'80% iniziale, mentre all'interno del predictor vengono passati i dati del test set, quel 20% che non sono stati utilizzati, che sono stati nascosti al modello per simulare effettivamente dei dati reali. Infine, per valutare il modello è stata utilizzata la log loss, che è una funzione matematica che indica il logaritmo negativo tra la differenza della predizione e della classe. Questo enfatizza un errore quando la predizione è vicina allo 0 o vicina all'1, mentre dà meno peso a un errore incerto. Allora, dopo aver creato e allenato il nostro modello, era necessario rendere disponibile il nostro modello da essere utilizzato in altri workflow, per esempio per creare la nostra data app. Quindi la fase di deployment si è svolta in più fasi. Qui possiamo vedere la parte di pre-processing del workflow di training e qui abbiamo utilizzato dei model writer per salvarci i modelli con cui abbiamo
effettuato il pre-processing sui dati di training. In questo modo possiamo applicare gli stessi metodi di pre-processing anche ai dati di test. Oltre a questa fase, possiamo vedere all'interno della fase di testing che abbiamo usato un model writer per salvare il miglior modello che abbiamo allenato, e questo appunto è possibile facendo in fase di testing con l'output dal nostro gradient boosted. Dopodiché abbiamo creato un nuovo workflow all'interno della data app, in cui abbiamo usato due nodi model reader, e in cui uno abbiamo letto il modello che abbiamo salvato, quindi il nostro modello migliore, e l'abbiamo dato in input al nostro modello. Invece qui l'altro model reader abbiamo usato in questo caso il metodo per effettuare la denormalizzazione dai dati che abbiamo ottenuto dal nostro modello. Noi abbiamo creato una data app con l'obiettivo di creare uno strumento che possa essere d'aiuto, per esempio ai medici di base o a del personale sanitario che vuole effettuare un primo screening, per esempio a campione, sui dati dei propri pazienti, per stimare una probabilità che appunto i propri pazienti abbiano meno il diabete. Ovviamente questo non è uno strumento medico, ma vuole essere solamente d'aiuto. In quest'ottica abbiamo creato più dashboard all'interno della nostra data app, sono 5. All'inizio abbiamo creato un'infografica, possiamo dire, dove l'utente ha tutte le istruzioni necessarie per utilizzare al meglio la nostra data app e viene informato di tutti i parametri che utilizziamo. Appunto così può utilizzarla al meglio. Dopo questa prima dashboard abbiamo una visualizzazione di tutti i dati, quindi un'analisi possiamo dire esplorativa, in cui feature per feature è possibile analizzare tutto il dataset che ci è stato fornito per la challenge. In quest'ottica ci sono due visualizzazioni differenti per i dati binari, per le feature binarie e le feature non binarie. Dopodiché, la terza dashboard, è possibile visualizzare i dati, i risultati che abbiamo ottenuto dall'allenamento del nostro modello, e quindi possiamo vedere per esempio la nostra log loss, possiamo vedere la ROC curve e possiamo vedere soprattutto i parametri e le feature che sono state utilizzate dal nostro modello. Dopodiché è possibile caricare un proprio dataset ed effettuare tutte le analisi esplorative del caso. E come ultima dashboard è possibile visualizzare e inserire i dati di un singolo paziente e calcolare la probabilità che abbia il diabete. Qui possiamo vedere la nostra data app. All'interno di questo componente abbiamo tutte le visualizzazioni che dopo vedremo meglio. Qui abbiamo tre input, ovvero prendiamo tutto il dataset che ci è stato fornito per effettuare l'analisi esplorativa. Qui invece prendiamo solamente i dati di training, e oltre che il nostro modello. E per ultimo prendiamo i dati di test che ci siamo salvati nel nostro training workflow. Entriamo dentro al componente delle visualizzazioni e qui possiamo vedere tutte le nostre 5 visualizzazioni. Per avere una dashboard, una data app dinamica, abbiamo utilizzato un single selection widget dove l'utente può interagire con il menu, quindi selezionare la dashboard che vuole visualizzare. E questo viene dato in input a questo switch che gestisce appunto le 5 visualizzazioni. Qui possiamo vedere nel dettaglio invece l'infografica che abbiamo creato, quindi la nostra prima dashboard, dove abbiamo inserito tutte le istruzioni e le feature con le relative descrizioni. Abbiamo aggiunto anche del codice CSS per rendere un po' più accattivante la nostra grafica.
A questo punto è possibile entrare più nel dettaglio delle varie dashboard. Questo per esempio è il workflow della dashboard che rappresenta appunto le statistiche su tutte le variabili. Qui è stato inserito, la parte principale è che qui è stato inserito un case switch per far sì che il grafico cambi in base al tipo di variabile che l'utente inserisce. Quindi ad esempio se io vado su l'altra tab, una volta che la pagina è caricata è possibile selezionare una variabile e vederne le relative statistiche e grafici. Per esempio se seleziono alcol che si riferisce al colesterolo alto, qui è possibile avere una descrizione della variabile, tutte le statistiche e un pie chart che indica la percentuale dei vari valori all'interno del dataset. Per esempio abbiamo che il 53% è 1, quindi il 53% delle persone nel dataset ha un colesterolo alto, mentre il 47% non ha il colesterolo alto. Al contrario, se seleziono una variabile intera ma non binaria, per esempio BMI, è possibile visualizzare sempre tutte le maggiori statistiche, ma i grafici cambiano e diventano un box plot e un bar chart. Il box plot diventa particolarmente interessante per visualizzare se il dataset contiene degli outliers. In questo caso possiamo vedere che la variabile BMI possiede degli outliers. Andando avanti abbiamo il workflow della tab relativa al training. In questa tab è possibile vedere diverse tabelle, una relativa alle feature, che sono quelle estratte dalla feature selection all'interno del workflow del training, una tabella relativa ai parametri e ai migliori parametri che il modello ha selezionato, la curva ROC, lo scorer che fornisce come input la confusion matrix e la log loss. Tutte queste visualizzazioni hanno in comune il fatto di prendere in input anche un file CSS per appunto la personalizzazione e rendere la dashboard un po' più omogenea. A questo punto, cambiando tab, è possibile appunto visualizzare queste visualizzazioni. Quindi abbiamo la tabella delle feature selection, la confusion matrix, la ROC curve, la log loss e i migliori parametri. Per esempio abbiamo che i migliori parametri per il modello sono questi qua, e quindi abbiamo che la profondità, ovvero il numero dei livelli dell'albero è 3, il numero di modelli è 273, che è il numero di modelli tramite cui l'algoritmo è riuscito a imparare e a prevedere i risultati, e mentre la nostra log loss era 0,52. Qui è possibile inoltre vedere la ROC curve. Tornando alle slide, questo è il nostro workflow di deployment, un po' confusionario ma è abbastanza semplice, nel senso che quello che l'utente può fare è: innanzitutto può selezionare un file e caricare il proprio dataset. Una volta che lo carica e clicca sul tasto refresh, la pagina si aggiornerà e ritornerà appunto i risultati. Per esempio qui possiamo scegliere un paziente e vedere appunto tutte le sue caratteristiche, e alla fine abbiamo una predizione finale. In questo caso il nostro utente 0 non ha diabete e quindi qui viene riportato come no diabetes. Qui abbiamo un bar chart che confronta le due probabilità, quella di non avere il diabete in verde e quella di avere il diabete in rosso, che ovviamente cambiando l'utente si aggiorneranno. Per esempio l'utente 158, clicco, si aggiorna. Possiamo vedere che quest'utente è stato, la sua previsione è che ha il diabete, e quindi qui possiamo vedere la differenza rispetto all'utente di prima. Cliccando su download, quello sulla sinistra, potremo scaricare l'intero dataset, mentre cliccando sul download sulla destra possiamo scaricare solo il file, solo la riga relativa all'utente selezionato. Qui in fondo abbiamo sempre un menu simile al precedente, e selezionando una variabile è possibile confrontare le caratteristiche dei pazienti la cui previsione è con diabete o senza diabete. Per esempio qui a sinistra possiamo vedere che il 72% dei pazienti che è stato predetto col diabete ha il colesterolo alto, quindi possiamo inferire che appunto il colesterolo alto è una condizione che può favorire l'insorgenza del diabete. Tornando alle slide, abbiamo il workflow relativo alla
quella che noi abbiamo chiamato single partial insertion, ovvero è possibile inserire nell'ultima tab tutti i valori di un singolo utente per poi appunto calcolare, per poi appunto ottenere il risultato se ha il diabete o se non ha il diabete. Qui, sempre il solito menu, possiamo però selezionare, per esempio, col check per verificare quello che stiamo inserendo, ovvero se io non ricordo la variabile col check cosa significa, basterà qua selezionarla e potrò ricordarmi che cosa significa. Quindi noi qua abbiamo inserito come default la paziente Maria Rossi, possiamo selezionare la sua età, age è un numero da 1 a 13 che corrisponde a una classe di età, quindi in questo caso la signora Maria Rossi avrà un'età compresa tra 50 e 54, peso, altezza, eccetera. Una volta che si clicca su refresh, la pagina verrà aggiornata, qui vedremo il nome Maria Rossi e tutte le sue caratteristiche. In questo caso il paziente non ha il diabete, qui è possibile appunto verificare graficamente le due probabilità e una volta che io clicco su download, qui è possibile salvare il file del singolo paziente appena inserito. Questo era il nostro progetto, vi ringraziamo per l'attenzione. Grazie molto anche a voi, anche voi siete stati molto chiari nella vostra presentazione. Come prima chiedo se ci sono domande da parte dei suoi colleghi, dei suoi compagni. Non ci sono domande, niente domande, niente. Allora, ho io la domanda da porre. Anche per voi, qual è stata la componente più difficile del progetto nella vostra valutazione? Cioè, qual è stata, diciamo, il miglioramento che avete ottenuto, il miglioramento più grande che avete avuto da quello che sapevate a quello che sapete adesso dopo aver svolto la challenge? Allora, la parte più complicata penso sia stata mettere insieme tutti i passi e eseguirli nella maniera corretta e nel giusto ordine, quindi capire se va fatta, ad esempio, la normalizzazione, quando va fatta, perché va fatta. Noi, ad esempio, nella prima versione avevamo inserito la PCA, che poi effettivamente non era molto utile al fine del progetto. Quindi, punto primo, capire appunto tutti i passaggi, come farli, a cosa servono. E poi dal nostro lato anche la data app è stata un po' complicata, capire cosa far vedere, come farlo vedere e anche come farla funzionare appunto al meglio. Ok, quindi la parte di progettazione, non tanto la parte di implementazione, mi spiego. Non è stato, se ho colto bene, non è stato tanto difficile una volta che avevate le idee chiare fare quello che volevate fare, ma è stato difficile pensare come comporre per esempio la data app, è corretto? Esatto. Ok, sì. E qual è stato il processo che vi ha portato a determinare quella come la forma, diciamo, che voi sentite di proporre nel vostro progetto? Cioè, avete raccolto letteratura, vi siete confrontati tra di voi, avete fatto altri tipi di ricerche per vedere come in generale vengono rappresentate queste tipologie di decisioni? Sicuramente a tentativi, ovvero facevamo una versione e continuavamo ad aggiungere pezzi, revisionarla, tornare indietro e poi appunto cercando di migliorarla. Sicuramente tutte le fonti di CNAIM sono state molto utili, feedback. Anche i vari feedback ricevuti appunto dalla commissione CNAIM, e quindi sì, principalmente a tentativi. Una volta che si presentava un problema, o si diceva mi dedico solo io a questa cosa e si faceva, oppure in gruppo si cercava di appunto risolverlo con la soluzione migliore. Bene, e l'ultima cosa è legata al tempo che è stato necessario per affrontare questa sfida e a questo punto se rifareste questa scelta, diciamo, indipendentemente poi dall'esito che si è ottenuto. Sicuramente penso che la rifaremmo, perché comunque ci siamo divertiti. Nonostante le difficoltà, nel senso che durante il percorso abbiamo incontrato dei problemi che ci hanno portato via molto tempo
e però una volta capiti erano veramente sciocchezze e banalità che ci sfuggivano semplicemente. Altro? Sicuramente abbiamo passato tanto tempo a cercare di migliorare anche solo il dettaglio grafico e quello ci ha portato via tanto tempo, ma ormai eravamo dentro e... Sì, cioè ormai sì, era proprio sì, una... esatto. Ho capito, va bene. Grazie molte, allora chiedo ancora una volta se c'è qualcuno che ha domande. Rosaria, prego. Volevo sapere come vi siete suddivisi il lavoro? Tutti insieme oppure qualcuno si è specializzato a fare qualcosa? Allora, io credo che Giuseppe si è specializzato nella parte di training. Io con RataUp mi sono messa 24 ore, ero impazzita, e Daniel ha fatto sia RataUp che poi la parte di CSS e tutta la parte di, diciamo, rendere più carina la RataUp. Grazie, no, anche qui è importante rimarcare che non solo c'è stato il lavoro, che è palese, come per esempio quello che abbiamo riscontrato in tutti i gruppi, anche nei vostri compagni che hanno fatto la presentazione poco fa, ma un altro elemento che apprezzo in particolare è che avete sviluppato proprio un concetto di collaborazione, confronto e discussione, che è una cosa che usualmente porta risultati molto più robusti di quelli che si ottengono lavorando da soli. Quindi questa è un'altra cosa veramente molto interessante e positiva del tipo di attività che avete fatto. A questo punto chiedo a Rosaria di passare alla premiazione. Congratulazioni anche a voi. Il vostro, ora ve la faccio. Il vostro progetto ci è piaciuto particolarmente perché era chiarissimo, era spiegato pezzo per pezzo, non c'era verso di sbagliare e di restare nel dubbio su cosa avete fatto. Tutti i passi dell'approccio erano correttamente applicati e quindi per la correttezza e la chiarezza del progetto vi abbiamo dato il secondo posto. Adesso la foto di rito, tanto voi potete iniziare a prepararvi. Bene, a questo punto siamo pronti per l'ultima presentazione. Se volete potete usare anche il microfono, se volete stare in piedi, dite voi, non c'è nessuno. Se volete stare... Ok, benissimo. Allora, siamo pronti per la presentazione dell'ultimo gruppo che è risultato alla prima posizione. Se preferite usare il microfono, lo passo direttamente a voi. Buongiorno a tutti, noi siamo Vittorio e Luca e il nostro progetto ha il titolo di Machine Learning per la prevenzione al diabete. Gli obiettivi di progetto erano di creare un tool che potesse risultare in un'analisi efficace, che in prospettiva potesse anche in qualche modo risultare in un tool medico per poter salvare delle vite. L'obiettivo del nostro progetto è stato make it real, ovvero renderlo reale, perché appunto l'obiettivo era quello di produrre una soluzione che potesse effettivamente essere utile per scopi medici, per una diagnosi preventiva del diabete. Il nostro progetto aveva dei sotto-obiettivi, ovvero quello di creare un modello performante, una soluzione ottimizzabile e un tool realmente utilizzabile. Il modello performante è stato ottenuto attraverso una procedura di machine learning il più rigorosa possibile per arrivare a delle analisi il più efficaci possibili, dei risultati più efficaci possibili. Una soluzione utilizzabile è stata ottenuta in un deployment del modello ottenuto nella fase del modello performante per renderlo effettivamente utilizzabile e puntare alla usability.
Ed infine il tour realmente utile, perché volevamo che appunto il front office del nostro progetto fosse un prototipo di un tool che potesse risultare utile non solo per utenti esperti, ma anche per utenti base che in generale volessero avere delle informazioni sulla loro salute. Il mantra del nostro progetto è stato "The best technology is the one that everyone can use without even thinking about it". Quindi volevamo appunto rendere le cose più semplici possibile, ma tenendo dietro una base di metodologia appunto di machine learning per rendere i risultati attendibili. Appunto il progetto è stato diviso in tre fasi, una fase di training, una di deployment e una di per la data app. Come detto prima, la fase di training puntava allo sviluppo del modello più efficace possibile e poi vedremo tutte queste fasi nel dettaglio più avanti nella presentazione. La fase di deployment puntava a rendere utilizzabile in un workflow il modello creato e addestrato nella fase di training, in modo da appunto non lasciare lì l'approccio di machine learning, ma renderlo in una soluzione reale che poi andava a finalizzarsi nella data app e lo sviluppo di un sistema che potesse rappresentare effettivamente una soluzione realistica. Partiamo dai dati, che sono la base di un approccio di machine learning. In generale va detto che i dati erano circa 40.000 osservazioni prese da un dataset più grande, 17 covariate, una variabile target binaria, quindi questo ha reso il problema di una classificazione binaria. Le classi erano bilanciate, quindi non c'è stato bisogno di ricampionare, e le covariate riguardavano in generale aspetti della vita e di salute ed erano suddivise in 5 variabili numeriche e 12 categoriali. Passiamo ora alla fase di pre-processing. Devo dire che in generale i dati erano già abbastanza puliti, quindi non è stato necessario nessun pre-processing estremamente invasivo. Sono stati controllati i missing value, la near zero variance e la correlazione. Fortunatamente appunto nessuno di questi problemi era presente, non c'erano valori mancanti, non c'erano covariate con near zero variance, quindi poco informative, che potessero aggiungere solo rumore, e non c'erano alta correlazione tra le variabili, quindi nessuna covariata ridondante. Successivamente c'è stata una rimozione degli outlier che è stata fatta sulla variabile BMI, e infine questa variabile è stata anche trasformata, adesso vedremo come. Sia la rimozione degli outlier che la trasformazione della variabile sono state fatte grazie a degli input fornitici da dei domain expert a cui abbiamo chiesto, in generale dei medici e dei clinici, che ci hanno suggerito come i valori di BMI al di sotto del 15 e sopra il 50 rappresentassero casi di estrema denutrizione ed estrema obesità, diciamo molto rari da trovarsi, specialmente in Europa. E per questo motivo, dato che nel dataset queste osservazioni erano overrappresentate, non volevamo che inficiassero le performance del nostro modello poi nel training, nel test. Va detto appunto che nel nostro dataset di training, che poi abbiamo diviso in training test, la rimozione degli outlier è stata fatta solo sul dataset di training per avere delle variabili, per avere delle previsioni e delle performance attendibili e non gonfiate. E dopo questa rimozione appunto c'è stata la trasformazione delle variabili, che è stata fatta secondo questo schema che vedete qui nella slide, anch'essa sotto suggerimento dei domain expert, che ci hanno suggerito come soggetti che ricadono nella stessa classe di BMI possono avere caratteristiche mediche simili. In generale il BMI va detto che non è la migliore degli indicatori medici, però diciamo, avendo questa disposizione abbiamo utilizzato questo. E infine dopo il pre-processing siamo arrivati alla fase di model selection. Per la fase di model selection abbiamo usato il metodo Boruta, che è un wrapper method che utilizza una random forest creando degli shadow attribute che vadano a trainarsi insieme agli attributi base, e permutando casualmente gli attributi, qualora nell'output un attributo venisse messo sopra gli shadow, al di sotto degli shadow attribute come importanza, sarebbe da rimuovere.
Nel nostro caso non si vede benissimo in immagine, ma nessun attributo di quelli reali è stato rimosso, perché tutti reputati importanti, anche se con diverse importanze. C'è da dire che se, qualora avessimo usato dei metodi di model selection più specifici per i modelli e non uno generale per tutti i modelli, abbiamo visto che si avremmo avuto delle performance migliori, però questo è stato il nostro approccio. E adesso passiamo al cuore proprio del progetto, ovvero l'approccio machine learning, e quindi passo che per ottenere appunto delle performance migliori, e adesso passo la parola a Luca. Ok, andando avanti con la presentazione possiamo fare un piccolo recap, cioè fino adesso abbiamo parlato degli obiettivi del nostro progetto, dei dati utilizzati e del processing che abbiamo applicato ad essi. Ma come diceva Vittorio adesso, entriamo proprio nella fase principale del progetto, nei modelli machine learning utilizzati, come li abbiamo valutati e come li abbiamo performati al massimo. Quindi questo è il nostro schema di lavoro che abbiamo utilizzato per andare alla ricerca di migliori parametri e per performare al meglio i modelli. Quindi prima di tutto siamo partiti da un dataset, come tutti quanti, che riguarda pazienti che possono avere o non avere il diabete, e l'abbiamo diviso in due parti, dati di train e dati di test, 70% e 30% come da best practice. Successivamente, lavorando solamente con i dati di train, siamo andati alla ricerca dei parametri migliori, e per fare questo abbiamo utilizzato una grid search che va a combinare tutte le possibili combinazioni valutate da noi, scelte da noi, e però questa tecnica non è sempre stata usata, perché è una tecnica molto ha bisogno di molto tempo a livello computazionale, e proprio per questo su alcuni modelli abbiamo utilizzato una random search con 1000 iterazioni, la quale comunque ci ha fornito dei buoni risultati. Successivamente, per rendere comunque ancora più performanti i modelli e per dargli più stabilità, abbiamo deciso di applicare anche una tenfold cross validation, la quale va a prendere dei sottocampi del dataset a ogni iterazione, e quindi grazie a questo continuo cambiare del dataset gli dà più stabilità. Infine, dopo aver trovato i migliori parametri dei modelli che li ha resi più performanti, abbiamo utilizzato i dati di test per trovare i modelli migliori, andando a utilizzare una metrica in particolare, diverse metriche, ma in particolare una che è la binary cross entropy, la quale quel modello che riusciva a minimizzarla al meglio l'abbiamo valutato come miglior modello. In particolare, per vedere più nel dettaglio il funzionamento e la ricerca dei parametri migliori, abbiamo mostrato qua un esempio di uno dei diversi modelli, il gradient boosting, ma è lo stesso per gli altri modelli. In questo caso abbiamo utilizzato una random search con diversi parametri, per esempio il numero di modelli, non si legge molto bene, però il numero di modelli, per esempio, va da 50 a 150, o la max def da 1 a 10, quindi diversi parametri sono stati provati per 1000 volte, in questo caso perché è una random search, e successivamente al suo interno abbiamo applicato la tenfold cross validation per renderlo più stabile. Infine, per valutarlo, abbiamo calcolato la log loss, e quella che andava a minimizzare al meglio, i parametri che la minimizzavano al meglio venivano scelti per il nostro modello, in questo caso come per il gradient boosting. Adesso entriamo più nel dettaglio ancora di più per andare a valutare al meglio i modelli utilizzati. Che tipi di modelli abbiamo utilizzati? 5 in particolare: una random forest, un naive bias, un decision tree, un gradient boosting e un XGBoost. E questi 5 modelli li abbiamo valutati su 3 tipi di metriche differenti: l'AUC, area under curve, la log loss che abbiamo citato prima, e l'accuracy. E per tutte e tre le metriche, il gradient boosting è sempre stato il più performante. E proprio per questo motivo qui abbiamo deciso di definirlo come miglior modello. Però, siccome eravamo alla ricerca di performance ancora più elevate, volevamo qualcosa di migliore ancora di più, abbiamo comunque provato un ulteriore modello, che è lo Stekel model. Lo Stekel model va a combinare
le prediction dei migliori modelli utilizzando il come covariate in un nuovo modello, in questo caso un logistico. Per in particolare i migliori modelli, abbiamo deciso di 3 migliori modelli, ne abbiamo deciso, che sono il decision tree, il gradient boosting e l'XG boost. Per capirlo al meglio abbiamo deciso di mostrare il workflow con 2 nodi che abbiamo creato noi, perché non esistono i nodi dello staked model, in particolare quindi quello di learner e quello di inducer. Quello di learner quindi avrà i dati di train al suo ingresso, quello di inducer quelli di test. In quello di learner abbiamo diviso nuovamente in dati di train e validation per andare a ottenere le prediction dei 3 modelli migliori. Abbiamo utilizzato quindi 3 modelli migliori con i parametri trovati in precedenza e successivamente abbiamo trovato le 3 prediction. Queste 3 prediction quindi le abbiamo unite come creando un nuovo dataset, quindi con 3 nuove covariate, andando a ottenere una quarta covariata che è quella del diabete, quindi della nostra variabile risposta, e successivamente abbiamo passato questo nuovo dataset con 4 variabili a un modello logistico, e questo per la fase di learner. Successivamente nella fase di inducer quindi abbiamo lavorato con i dati di test, quindi riottenendo le prediction che le abbiamo utilizzate sempre come covariate nel nuovo modello che è il logistico. Però sfortunatamente diciamo questo modello non è stato performante quanto volevamo noi. A livello di accuracy è pari al gradient boosting, quindi entrambi un 75%, ma a livello di log loss il gradient boosting è risultato più performante. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di proseguire il nostro lavoro utilizzando il gradient boosting come modello migliore. In particolare, avendo definito questo modello, abbiamo anche calcolato la soglia massimizzando l'accuratezza, dove può esserci molto utile e dove è stata anche applicata nella fase di deployment, ma anche molto utile all'interno della data app che andremo a mostrare successivamente. A questo punto passiamo nei workflow che abbiamo utilizzato, il workflow di training e workflow di deployment. Il workflow di training sarà utilizzato per addestrare quindi il nostro modello di vincitore, in questo caso il gradient boosting, e abbiamo utilizzato 2 metriche, in particolare la curva ROC la log loss. Per la fase di deployment invece è sviluppato più che altro per dati nuovi, dati di score, quindi senza una variabile risposta, dove verranno fatte poi delle analisi sulle prediction. Ok, la struttura del workflow l'abbiamo cercato di renderla il più interpretabile possibile con commenti e l'abbiamo suddivisa anche in diversi blocchi. Il primo blocco per esempio ci fornisce il dataset utilizzato e come abbiamo diviso i dati, quindi in train e test 70-30%, successivamente la fase di pre-processing dove abbiamo fatto una breve descrizione di cosa viene applicato al suo interno, quindi come diceva prima Vittorio un check is missing o una model selection che abbiamo utilizzato Boruta, oppure una rimozione degli outlier, in particolare per vedere al meglio, innanzitutto abbiamo deciso noi a priori di definire i tipi di variabili, quindi alcune variabili le abbiamo definite come intere, altre come stringhe, il controllo quindi sui missing, la model selection con un nodo DR e infine la rimozione degli outlier andando a selezionare i valori del BMI tra 15 e 50 perché ci è stato consigliato da 4 domain expert. Successivamente abbiamo addestrato il nostro modello andando a utilizzare in questo caso per trovare i parametri migliori abbiamo usato una random search sempre, che è quello che abbiamo visto in precedenza. Abbiamo salvato il nostro modello e abbiamo ottenuto le prediction. Infine abbiamo fatto delle analisi, come dicevo prima, delle prediction, in particolare sulla log loss e sul punteggio dell'AUC. Questo qui è il nostro punteggio della log loss calcolato in base E e questo qui invece è il nostro punteggio dell'AUC. Per invece il modello di deployment è strutturato molto simile, quindi in questo caso non abbiamo il nostro dataset normale, come dicevo prima è un dataset di score. Non avendo il dataset di score abbiamo deciso di in questo caso di selezionare i nostri dati di test e in particolare andando ad applicare su questi dati di test un campione bootstrap per avere maggiori informazioni, raggiungendo quasi 40.000 informazioni.
Successivamente pre-processing abbiamo salvato il modello, abbiamo utilizzato il modello salvato in precedenza, calcolato le prediction e fatto delle analisi sulle prediction ottenute. E il nostro modello in questo caso ha identificato il 59% di questo dataset hanno il diabete, il 41% invece non ha il diabete, e abbiamo aggiornato il dataset aggiungendo come variabile di risposta le prediction ottenute adesso, quindi una variabile con diabete se presente o no, e aggiungendo anche di colori, quindi per esempio la riga 5 indica che quel paziente non ha il diabete secondo il nostro modello. A questo punto passo la... no, scusate. E quindi a questo punto abbiamo terminato il nostro progetto, siamo soddisfatti del lavoro per quanto sia rapida nel trovare le soluzioni, potrebbe non trovare le migliori, quindi utilizzare magari una grid search, anche se richiede molto tempo, ma magari con computer più potenti, oppure utilizzare altri algoritmi, come per esempio un algoritmo genetico, un hill climbing o un simulated annealing. Un altro aspetto è la model selection. Applicare una model selection non utilizzando Boruta, quindi utilizzando sempre una random forest, ma utilizzare una model selection specifica per ogni modello. Quindi per esempio stiamo lavorando su un albero decisionale, andiamo a fare model selection con un albero decisionale, un naive bias, facciamo model selection con un naive bias, e questo potrebbe fornirci maggiori performance, punteggi di performance. Infine, l'ultimo aspetto è l'explainability, per interpretare al meglio la black box, quindi questi modelli che abbiamo, che si fanno fatica a capire come classificano, e potrebbe essere utile per noi per migliorare il modello, ma potrebbe essere anche utile nella data app per mostrare all'utente come vengono assegnati diversi tipi di pesi. A questo punto abbiamo concluso la presentazione e passo la parola a Vittorio che vi mostrerà la data app. Okay, prima di entrare nel vivo della data app, come detto nella fase degli obiettivi, l'obiettivo principale della nostra data app era creare un prototipo di un tool che potesse essere di utilizzo reale, quindi non siamo stati interessati ad analisi descrittive dei dati forniti, quanto più a una reale implementazione del modello di machine learning creato che potesse andare a fornire agli utenti delle previsioni sul loro stato di salute. E adesso entriamo nella data app. Okay. AI Diabetes Detector, questo è il titolo che abbiamo dato alla nostra data app. E entriamo adesso nel vivo. Appena si entra appunto nella data app c'è una schermata informativa su cosa sia il diabete, su come il diabete incida in diverse parti del mondo ed in generale perché è utile avere una diagnosi preventiva del diabete. Come detto, no, la nostra data app è mirata all'utente meno esperto, quindi all'interno dell'app l'utente può trovare informazioni utili sia sulla malattia che sul modello usato per la classificazione. Qua, in questa prima schermata, appunto, è una schermata informativa sul perché sia importante anche una diagnosi preventiva del diabete, che è quello a cui mira l'applicazione. Andando avanti, mostriamo come l'applicazione... l'applicazione funziona, che modello sta sotto all'approccio di machine learning, e anche se non abbiamo implementato l'explainability abbiamo dato una spiegazione abbastanza semplice, così anche gli utenti meno esperti potessero capire di come il modello lavori per classificare i soggetti. Non volevamo appunto che l'utente si fidasse basta dell'applicazione, dei risultati che venissero forniti, ma che in qualche modo fosse convinto che questi risultati potessero rispecchiare la realtà dei fatti. Nonostante appunto la semplicità che abbiamo cercato di tenere di fondo per la nostra applicazione, è
anche gli utenti più esperti possono, diciamo, avere delle informazioni al riguardo. In generale, qua possiamo vedere i risultati del nostro modello e come variano al cambio della soglia. Nella sezione successiva vedremo che abbiamo lasciato l'opzione di cambiare la soglia per la diagnosi, qualora al posto di massimizzare l'accuracy come abbiamo fatto noi, si fosse interessati ad altre metriche. Passiamo adesso alla fase del questionario, dove ci sono appunto le variabili di input del nostro modello. Adesso io le completerò con i miei dati per avere delle prediction. Non faccio attività fisica, sono uomo, mai avuto un infarto, frutta sì, verdura sì, colesterol check sì, right, very good. Qua in questa fase gli utenti possono appunto inserire i propri dati per poi computare il modello e andare a vedere la propria diagnosi. Quindi una volta cliccato su Execute, andiamo nella pagina finale, ovvero il centro della nostra data app, dove l'utente può vedere le proprie prediction. E in generale vediamo che appunto la diagnosi sui miei dati è no diabete, con un 89% di probabilità di non avere il diabete e un 11% di probabilità di avere il diabete. Qualora, come detto, si volesse cambiare la soglia, è possibile farlo cliccando qui e spostandola. Quindi, tenendo una soglia molto bassa, ovviamente cliccando refresh la diagnosi è cambiata ed è cambiata in diabete. Nessuno. Una volta che l'utente ha avuto la propria diagnosi, qua c'è un warning che suggerisce che questo sistema appunto non vuole rimpiazzare un medico, ma vuole essere un tool, diciamo, da usare a casa, e se avessero dei dubbi sul fatto che si abbia il diabete o in generale, è sempre meglio consultare un medico e fare i test medici. E però qualora appunto si sia sicuri di non avere diabete, l'ultima sezione qua, cliccando yes, possiamo vedere come, cambiando degli aspetti, possiamo diminuire la nostra possibilità di avere il diabete. In generale, sui miei dati, come risultato è che se io iniziassi a fare attività fisica, la mia probabilità di avere il diabete scenderebbe dall'11% al 6%. Qua vediamo che gli altri dati sono rimasti sull'11% perché o sono cose che già faccio o non hanno influenza, in questo caso, sui risultati del modello. E questa era la nostra data app. E grazie per l'attenzione. Grazie molte anche a voi per la vostra presentazione. Adesso, diciamo, fin tanto che il cuore batte possiamo diciamo, essere contenti. Chiedo se ci sono domande da parte dell'audience, se qualcuno ha domande. No? Nessuna domanda? Tu hai una domanda? Benissimo. Allora, voi avete parlato spesso di cose che vi sono state suggerite dai domain experts. Dove li avete trovati i domain experts? Diciamo che sono amici di famiglia che sono dei medici, e abbiamo chiesto a loro un parere e ci hanno consigliato che tra 15 e 50 è una buona scelta. Quindi gli avete fatto tipo un'intervista, avete chiesto cosa? Più o meno. Diciamo che abbiamo fatto vedere il modello, è iniziato semplicemente per parlare del progetto che stavamo facendo. Loro si sono stupiti che ci fossero soggetti con un BMI superiore ai 100 nel dataset, e da lì è avvenuto il dialogo per poi arrivare appunto a questa decisione. Ok, grazie. Quindi cioè, continuate a mantenere un rapporto di amicizia anche da... Ok, benissimo, questo è importante. Questo è importante. La specifica non vuole sostituirsi, questa viene ovviamente eredita, perfetto, benissimo, mi sembra saggio e sensato.
Quindi domande da parte di altri presenti? Se non ce ne sono, ne ho una io, uguale a quella che ho fatto a tutti i vostri colleghi in precedenza. Qual è la componente più impegnativa che avete trovato? E la seconda è: in quale aspetto pensate di essere migliorati di più rispetto a quello che sapevate prima di iniziare, prima di buttarvi in questa sfida? Allora, per quanto riguarda me, avevamo già affrontato magari per altri esami, anche in triennale, la creazione di modelli di machine learning, però non c'era mai stato, diciamo, lo sviluppo di un progetto che andasse dall'inizio alla fine, e anche per la challenge che prevedesse anche una fase di front office, che, di creare l'applicazione. Quindi sia come fase più, diciamo, impegnativa che come conoscenze aggiuntive, appunto lo sviluppo di un progetto che fosse un percorso dall'inizio alla fine per arrivare a un risultato di usare effettivamente i modelli creati. Sì, no, nel senso motivo. Principalmente è stata la progettazione comunque della data app e ragionare come poterla fare, quindi come poter applicare un lavoro di machine learning nella realtà. E noi per l'appunto abbiamo deciso di renderlo il più user friendly possibile, diciamo. Quindi questa è, diciamo, la parte un po' più complicata. Una stima del tempo che avete impegnato nel progetto? Ah, diciamo una settimana, però è stata una settimana letteralmente full, perché diciamo, lui lavorava al mattino, pomeriggio, io lavoravo sera, notte, quindi era veramente 24 ore di solo Naime e basta. Okay. E poi nel pomeriggio sera ci organizzavamo per capire a che punto eravamo arrivati. Ho capito. Beh, quindi per quella settimana lì niente spritz, quindi avete, ok, non avete fatto l'aperitivo per la settimana. Va bene, anche nel vostro caso chiamo Rosaria Siripo a premiarvi. Congratulazioni. E anche per voi, il vostro progetto ci ha convinto, perché avete messo l'utente come al centro di tutto il progetto, quindi tutto il progetto era intorno a chi lo avrebbe usato alla fine. Ci è piaciuto molto questa cosa qui. Congratulazioni. C'è la foto. Fa la foto adesso. Fermi lì che c'è la foto, adesso dovete fare la foto. Bene, grazie. Allora, per chiudere, volevo chiedere a Rosaria di dire due parole anche sull'esperienza di CNAIM, e visto che questa è una cosa che è una pratica molto diffusa da parte di CNAIM, volevo avere anche una sua valutazione di come sono andate le cose nel nostro caso. Vabbè, già detto prima, è stata un'esperienza sicuramente impegnativa, ma sicuramente molto rewarding, molto, non so come si dice, molto arricchente dal nostro punto di vista. Noi spesso abbiamo cominciato a fare queste cose qui l'anno scorso, non è che ne abbiamo fatte tantissime, ne abbiamo fatte qualcuna. Questa è stata una delle più grosse, perché c'erano tanti studenti, tanti team, quindi insomma sì, è stata più impegnativa delle altre, questo sicuramente. Il livello era sempre uguale, ormai ho fatto tante volte, ho fatto le guest lectures, e c'è sempre un po' questo distacco fra quello che si impara all'università e quello che poi si usa per davvero nelle ditte. Quindi il deployment, per esempio, è un classico che gli studenti fanno un po' fatica a capire a cosa serva realmente poi il modello. E sì, quindi questo, diciamo, questo era un po' nella normalità di tutte le sfide che facciamo. Quello che ho notato è che c'è stato un grosso miglioramento fra la prima volta e poi quando abbiamo dato i feedback e li avete incorporati nei vostri progetti, c'è stato un grosso miglioramento. Questa è stata una cosa che francamente ci ha fatto molto piacere, perché tutto il lavoro per correggerli è servito a qualcosa, elaborare i feedback è servito a qualcosa, quindi sicuramente.
E in generale è un'esperienza positiva, sì sì, sicuramente. Altro. Grazie ancora, grazie a Rosaria, grazie a CNAIM per averci aiutato, diciamo, a mettere in contatto quello che era insegnato in aula con invece quello che è poi portare la soluzione, come ha detto Rosaria prima, verso una fruibilità effettiva. Penso che questo sia molto importante, è molto importante la complementarietà di quello che può offrire un corso universitario e quello invece che può fornire una realtà che è più vicina a quelle che sono le applicazioni e gli interessi e le necessità poi di consegnare, di fare quello che si chiama delivery dei metodi. Chiudo ringraziando ancora tutti coloro che hanno preso parte alla challenge, ringraziando molto tutti voi che siete stati presenti qui oggi, che siete venuti ad assistere alla presentazione. A questo punto, diciamo che visto l'esito, penso che anche l'anno prossimo, se CNAIM è d'accordo, diciamo, se anche Rosaria vive un momento sufficientemente diciamo, lungo di incoscienza, riproporremo la challenge. E quindi per adesso vi ringrazio ancora e direi che possiamo chiudere. Ringrazio ovviamente anche chi ha seguito dallo streaming e direi che possiamo chiudere l'evento qua. Grazie a tutti.